Come vestirsi bene, trovare i colori giusti in base alla propria carnagione. Ciao ragazze e ciao ragazzi, video super bello dedicato ai colori. Qual è il colore più adatto alla nostra carnagione? Ci sono varie tipologie di carnagioni e quindi varie tipologie di colori e sottotoni. Quindi in questo video andremo ad analizzare quelle che sono le varie tipologie di carnagioni e quelli che sono i colori complementari, quelli che stanno meglio, che vanno ad illuminare il viso. Se dunque siete interessati a questo argomento, mi raccomando, supportatemi con un bel pollice in su, iscrivetevi al mio canale così non perderete i video futuri e per aggiornamenti quotidiani vi aspetto su Instagram, mi trovate come Elena T. Il segreto per essere vestiti bene sta nella scelta dei colori e nel modo in cui quel capo ci veste. I colori sono dunque fondamentali durante la scelta del nostro outfit. È importante sottolineare come prima cosa che il colore dei capelli non c'entra assolutamente niente. Tante volte ho sentito dire: ah, ma tu sei bruna, hai capelli scuri, stai bene con quel colore. Il colore dei capelli non c'entra niente con la carnagione, con il sottotono della carnagione. Ad esempio Sandra Bullock, l'attrice, oppure Maria Grazia Cucinotta hanno i capelli molto scuri ma la carnagione chiara, quindi hanno anche un sottotono di carnagione freddo. Quindi bisogna scoprire quali sono i trucchetti per capire qual è il nostro sottotono. C'è anche il sovratono, sarebbe un argomento davvero molto ampio, quindi ci vorrebbero due video, però io riassumerò quelli che sono i concetti principali. È importante non andare in confusione, quindi il mio primo consiglio fondamentale è quello di iniziare a studiarvi, a guardarvi. Come farlo? Potete prendere un cartoncino bianco o un qualsiasi foglio di carta bianco e avvicinarlo alla vostra pelle, al vostro viso. Dal bianco capirete se il vostro colore vira al giallo o vira al rosa, quindi che tipo di sottotono ha. Ci sono anche altri trucchetti per capire qual è il nostro colore di pelle, il nostro sottotono, guardare le vene, ma secondo me è fuorviante, non è molto chiaro, perché ad esempio io non riesco a capire se il mio colore di vene è verde oppure blu, quindi non capisco, perché è un po' una via di mezzo. Quindi non sempre funziona questo trucchetto delle vene. Si può anche guardare il colore delle labbra e il colore delle orecchie. Se le orecchie vi diventano rosse, molto probabilmente avrete un sottotono freddo. Ecco, è importante suddividere queste due categorie: pelle chiara con sottotono freddo, pelle chiara con sottotono caldo. Quindi questo è importante. Poi c'è la pelle un po' più scura, quindi diciamo, per rendere l'idea, un mediterraneo abbronzato, che è un po' simile alla pelle mulatta, e poi c'è la carnagione scura. Nel mediterraneo spopola la pelle olivastra, però ci sono anche lì tanti toni di pelle olivastra. Olivastra con sottotono freddo, olivastra con sottotono caldo, quindi è davvero non facile. La cosa che vi consiglio io di fare è proprio provare questi colori e avvicinarli alla vostra pelle. È la cosa migliore, anche confrontarsi con altre persone, con le amiche, e poi via via che vi vestite e che uscite e vi confrontate con gli altri, capirete anche dalla reazione degli altri quali sono i colori che vi valorizzano di più. Un trucco che va bene per tutti: ma io non capisco perché la mia carnagione è strana, d'estate sono abbronzatissima, d'inverno sono bianca, eccetera. Non indossate mai colori simili al vostro tono di pelle. Ecco, questo è il primo consiglio. Vi faccio un esempio: se avete una carnagione mediterranea abbronzata, diciamo per rendere l'idea tipo mulatto, eviterei tutti i toni del caramello, cammello, marrone, perché è troppo uguale alla carnagione. Attenzione ai colori pastello molto chiari, perché risulterebbero essere troppo freddi rispetto a questo tipo di carnagione. Invece vogliamo che i colori tirino fuori i toni caldi della vostra pelle, quindi bene
tutti quei colori legati alle pietre dure. Il verde smeraldo, ad esempio, il blu, il colore ametista, il rosso rubino, sono tutti colori meravigliosi e perfetti per quel tipo di carnagione. Se si ha invece una carnagione mediterranea olivastra con sottotono caldo, il gioco è davvero facile. Vi staranno bene quasi tutti i colori. Il colore migliore è certamente il rosa, bellissimi però anche i toni del rosso e dell'arancio. I miei preferiti per questa carnagione sono il color borgogna o vinaccia o tutte le varianti di quei colori. Li trovo bellissimi, vanno a valorizzare tanto quel tipo di tonalità di carnagione. Va bene anche il verde, ma bisogna stare attenti a quale punto di verde, perché alcuni punti di verde potrebbero essere troppo simili e andrebbero a rendervi la pelle grigia. Chiedo scusa per il rumore se lo sentite, ma i vicini di casa hanno attivato il giardiniere. Se hai una carnagione chiara con sottotono freddo, starai benissimo con quei punti di rosso, tipo rosso frutti rossi, il color berry, anche il bordeaux chiaro, il color vinaccia, andranno proprio ad accendere e a dare vita alla vostra carnagione. No il bianco, no il giallo, perché sono colori molto chiari, simili a quel tipo di carnagione. Così come per i gioielli, vi sconsiglio l'argento, molto meglio l'oro. Per una carnagione chiara con sottotono caldo si può giocare con tutti i toni del marrone e del verde. Belli i colori neutri come l'avorio o il grigio, stupendo il blu, sono colori complementari a quel bellissimo sottotono pesca. Per questo tipo di carnagione sconsiglio i colori neon e il bianco. I gioielli ideali sono color oro giallo, bene anche il color ottone, vi sconsiglio l'oro bianco. L'oro rosa bisogna vedere che punto di oro rosa è. Sono sicura che qualcuna di voi mi chiederà: ma allora tu, Ele, che carnagione hai? Beh, è molto difficile, perché durante l'inverno sono una pelle chiara con sottotono freddo, tipo Kylie Jenner, la cucinotta, o Winona Ryder, mentre d'estate, quando mi abbronzo, ovviamente viene fuori un altro colore, sono molto più calde, quindi posso giocare con altri colori. Dato che i miei genitori sono entrambi nati in Sicilia, ho notato che tante donne siciliane hanno questa pelle chiara con i capelli scuri. Ecco, per questo tipo di carnagione con questo colore di capelli come il mio, che è un po' tipo Amal Clooney, vi consiglio, per darvi un'idea in più, questo punto di giallo. Guardate che bel punto di giallo è. Lei lo ha indossato divinamente, guardate come stacca bene con il colore di capelli, al matrimonio del duca e della duchessa del Sussex. Quindi ragazze, spero di avervi dato un po' l'infarinatura e soprattutto sono curiosa di leggere qual è il vostro sottotono di pelle, se avete capito, se avete anche dei trucchi in più da condividere con me, perché è sempre un imparare. Vi lascio con il colore universale, il colore che sta bene a tutti i sottotoni, a tutte le carnagioni, ma è il rosso ovviamente, ragazze, andiamo tutte a comprare più rosso, è anche un colore vivo, allegro, che ci darà il buon umore, quindi il rosso è sicuramente un colore che sta bene a tutti, anche per quanto riguarda il colore dei capelli, bionde, more, carnagione scura, carnagione chiara, carnagione olivastra, insomma il rosso è un colore meraviglioso, siete d'accordo con me? Bene ragazze, io vi ringrazio tanto per aver guardato il video fino a qui, lo apprezzo moltissimo, se vi è piaciuto e vi è stato utile, condividetelo con le persone del vostro cuore e a questo punto non posso far altro che mandarvi un grande bacio al prossimo video. Ciao!